Allora, intanto il centrodestra peggio del centrosinistra non può fare. A Roma hanno fatto tre candidature, che era il massimo possibile, e hanno cominciato a menarsi tra loro anche in sede pubblica. Annunci della sindaca Appendino che mai con il PD, piuttosto che a Bologna, se il candidato sarà d'Italia Viva 5 Stelle non lo sosterranno mai, quindi peggio Questo di ora lo loro. chiediamo a Rosato, Peggio. Peggio di Rosato si loro non possiamo prepari. stare. Obiettivamente, noi come Fratelli d'Italia abbiamo dimostrato tutta la buona volontà. Cioè, era stato detto che facciamo blocco su due candidati che erano Albertini e Bertolaso. Nella prima riunione utile, anzi, diciamo in quella riunione, le altre forze politiche dicevano no, rinviamo al tavolo. Abbiamo detto no, parliamone qui, per noi vanno bene. E però nessuno probabilmente li aveva convinti a candidarsi e quindi ci siamo ritrovati a dover fare un'altra riunione che secondo me sarà conclusiva perché ci sono nomi autorevolissimi e soprattutto c'è la volontà del centrodestra di essere unito. Non era facile, avendo Fratelli d'Italia all'opposizione e Forza Italia e la Lega oggi con il Partito Democratico, Italia Viva e 5 Stelle al governo nazionale, immaginare che fosse così facile per noi lavorare in tantissime città. Ieri abbiamo fatto una riunione in cui abbiamo chiuso la maggior parte dei comuni italiani, sempre uniti come centrodestra. Adesso nelle cinque grandi città il centrodestra ribadirà la sua unità con invece dall'altra parte i nostri avversari che si sono divisi in mille rivoli. Dobbiamo ragionare non solo di candidati per vincere, dobbiamo ragionare di buon governo, alternative in queste cinque città a governi, noi non ne governiamo Scusi, ma nessuna che possano rilanciarle. Appena nato Fratelli d'Italia abbiamo detto per noi va bene fare la corsa e far decidere agli elettori che deve essere il leader della coalizione. Nelle ultime elezioni del 2018, pur sapendo che non saremmo mai potuti arrivare primi, candidammo Giorgia Meloni, Salvini e Berlusconi. Chi arrivava primo dei tre sarebbe stato leader della coalizione. Per noi decidono sempre gli elettori. Forse altri sono abituati a ragionamenti di palazzo in cui il popolo c'entra poco. Per noi vale quella regola, quindi non c'è nessuna sfida epocale. Oggi l'importante è tenere il centrodestra unito. Oggi è la Lega il primo partito in Italia. Quando si voterà per le elezioni politiche, io credo sia naturale che il partito che arriverà primo possa esprimere il leader della coalizione perché questo i cittadini avrebbero indicato e definito. Poi se uno dice no, quello che arriva primo prendiamo l'ultimo. In realtà è un po' il metodo che la sinistra usa da qualche anno, presenta un candidato agli elettori, poi va in Parlamento e fa gli inciuci per trovargliene davanti un altro. A me questo metodo qui ci disgusta.